ringrazio anch'io il professor Manolino, che ci ha presentato una relazione senz'altro breve per la complessità del tema, ma che ci offre la possibilità di comprendere quanto la certificazione possa essere uno strumento utile sia per il paziente, cosa che è stata detta finora, quindi per proteggere il paziente e creare le precondizioni ottimali per lavorare, ma riflettiamo anche su quanto questo strumento possa contribuire a ridurre la solitudine dell'operatore sanitario, che non viene in questo modo lasciato a se stesso, ma, cosa che è un fattore di protezione del burnout, da quelle che sono, che è la definizione dei ruoli e delle competenze per svolgere determinate funzioni. Quindi grazie ancora, professor Maiolino. E ora passiamo, sappiamo quanto l'infermiere è quella figura che è sempre presente vicino al paziente e che può offrire davvero accoglienza e comunicazione al paziente. Arrivederci, professore. Quindi do la parola a Nadia Perugini, che ci presenterà una relazione già dal titolo molto suggestivo, Gli angeli di Caterina. Nadia Perugini lavora al dell'ospedale oncologico del Policlinico Umberto I di Roma. Grazie. Inizio dicendo che oltre che essere una brutta portante, spesso le pazienti mi hanno proprio definito come degli angeli, è una cosa che a loro fa molto piacere dire e anche a noi fa piacere ricevere. Prima di iniziare questa relazione vorrei dire che quando mi sono affacciata al mondo dell'oncologia ho letto un bellissimo libro che si intitola La casa ai confini del mondo, dove si descrive un hospice ideale. Pensavo che queste cose esistessero solo nei libri, cioè il professor Latini mi ha dimostrato come nella realtà si possa ormai realizzare qualcosa di molto bello per i pazienti oncologici e in qualità di infermiera le dico che lavorerei molto volentieri, non c'è che non c'è. Diciamo che io lavoro con il clinico Umberto I, che sicuramente è una cosa molto molto diversa dal centro gestito dal professor Latini, proprio perché essendo un policlinico universitario e non avendo una parte territoriale, incontra molte difficoltà per quello che riguarda la continuità assistenziale. E in questo devo dire che dobbiamo veramente ringraziare le istituzioni per quello che mi hanno invitato qua oggi, perché permettono comunque di seguire il paziente anche a domicilio, cosa che il policlinico Umberto I da solo non riesce purtroppo ancora a fare. Anche perché l'oncologia costituita da tanti piccoli e frammentari servizi sparsi all'interno di questo nostro clinico universitario, mal collegati tra loro e comunque in corso anche di formazione, perché proprio questi giorni sono stati unificati tutti i day hospital con tutte le conseguenze organizzative che questo comporta. E proprio in questo considerare purtroppo solo e spesso gli aspetti organizzativi, la figura che maggiormente risente di tutto ciò, oltre al paziente, è l'infermiere. Un infermiere che ogni giorno si batte perché comunque si continua a vedere anche nelle certificazioni che comunque servono, negli accreditamenti che comunque servono, nei quali riconosciamo sicuramente la nostra importanza, continua a vedere che spesso l'assistenza diventa vittima di un bilancio economico. E forse siamo proprio noi, gli operatori sanitari, che in qualche modo ci battiamo affinché questo non avvenga. Noi vogliamo prenderci cura dei pazienti e non curare solo le malattie. Spesso ci battiamo perché ci sembra ingiusto che il paziente, una volta che ha avuto la sua terapia, non possa avere comunque un qualcosa di più, che invece ha dimostrato il professor Latini, che si possa veramente fare questo qualcosa di più. E al Policlinico Umberto I ancora non ci riusciamo se non per delle iniziative personali e volontarie come possono essere quelle di queste due istituzioni. Quindi noi infermieri forse siamo una categoria professionale che maggiormente odia il fatto di curare le malattie e ama prendersi cura dei pazienti. Ovviamente questo non è più nelle malattie, ma sempre e soprattutto nella malattia cancro. È una malattia destabilizzante, una malattia dove il tempo acquista delle valenze completamente diverse. Il paziente oncologico perde la capacità di futurizzare, mentre noi abbiamo questo di dire
cui ci vediamo domani, tra 10 anni comprerò una casa, per loro tutto questo acquista una valenza diversa. Pensano solo a quello che succede oggi, difficilmente riescono a vedere qualcosa nel loro futuro. La diagnosi di cancro è comunque per loro una diagnosi di morte, anche se gli viene spiegato, anche se gli viene comunicato che magari dopo quell'esperienza si può anche raggiungere la guarigione, perché in alcuni casi è sempre di più, fortunatamente si può avere questa cosa, per loro comunque rappresenta cancro uguale morte. E quindi non riescono più a pensare a qualcosa che è il loro futuro, se non magari la semplice speranza di poter crescere i loro figli, e questo diventa un grosso motore per la loro sopravvivenza. Però soprattutto le persone che non hanno questa grossa continuità nel tempo, che magari sono sole, o gli anziani per esempio, decidono che comunque quello è la fine della propria vita. E quindi è una malattia che ha dei grandissimi risvolti psicologici, che aumentano con il progredire della malattia, quindi con se c'è una cattiva, c'è una, diciamo, se non c'è guarigione, se si va verso la destabilizzazione, sono tutti momenti che creano dei grossi problemi psicologici. C'è un rapporto difficile con il proprio corpo, un corpo che viene mutilato dall'intervento chirurgico prima e dal trattamento che è nel pratico dopo. Mi viene in mente un altro bel libro, che è un altro giro di Giosta del Terzani, in cui lui si guarda allo specchio e dice: ma chi è quello là? Perché comunque non si riconosce più, c'è questo corpo che è devastato dalla chemioterapia. C'è un rapporto difficile anche con se stessi e con il torace familiare che diventa ossessivo, che cerca, che vuole fare a tutti i costi qualche cosa, e il paziente si sente ancora di più malato. Quindi è una malattia estremamente complessa, che ha bisogno veramente di una grossa assistenza relazionale, più ancora che